Ben ritrovati, nuova puntata di Parole, 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 nuovo appuntamento con la lingua italiana. Quest'oggi la parola che abbiamo scelto di approfondire insieme a voi è affetto. Affetto è un moto sentimentale, un sentimento di tenerezza, di bene, e in realtà la sua etimologia ci dice che deriva da una voce dotta del latino, da affectus, che è un participio passato di afficere, cioè impressionare, influenzare, che a sua volta poi deriva da facere, cioè fare, col prefisso ovviamente ad davanti. Tra i sinonimi possiamo citare sentimento, affezione, amore, bene, tenerezza, amicizia. Tra i contrari invece astio, freddezza, indifferenza, odio. Sono questi alcuni dei sinonimi e dei contrari che possiamo utilizzare per parlare di affetto oppure per esprimere un concetto opposto a quello di affetto. La citazione particolarmente emblematica che abbiamo scelto di ovviamente di approfondire oggi insieme a voi appartiene a Franz Kafka e recita così: non posso credere che una parola gentile, un tacito prendermi per mano, uno sguardo buono non avrebbero potuto ottenere da me tutto quel che si voleva. Kafka vuole sottolineare con questa sua citazione particolarmente emblematica l'importanza di donare affetto, l'importanza di dimostrare affetto alle altre persone, a chi vogliamo bene, a chi ci circonda. Perché? Perché l'affetto, dice Kafka, è uno strumento attraverso il quale si può ottenere tutto, ma non parla di uno, diciamo, di uno scopo materialistico, bensì parla di sentimenti. Se io esprimo affetto verso un'altra persona, sicuramente quell'altra persona esprimerà a sua volta affetto nei miei confronti. Ecco, l'affetto è qualcosa che genera affetto, è un sentimento che, come gli altri sentimenti, viene ricambiato e quindi porta gioia, serenità nel cuore di tutti noi. E questa quella che è l'invito che Kafka fa con questa sua citazione: invitare le persone a donare affetto, perché sicuramente da quella donazione riceveranno altro affetto. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito, ovviamente vi ricordo di continuare a scriverci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram di Sicilia 24 e di Spazio Notizia. Scriveteci lì le parole della lingua italiana di cui siete più curiosi e nel corso della puntata, ovviamente delle prossime puntate, le approfondiremo insieme. Grazie per averci seguito, parole, 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 torna domani.